Ehi la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Mi segno che abbiamo registrato un episodio. Siamo appena dopo, nel momento temporale, appena dopo aver fatto sì, dobbiamo ricordarci che deve andare a prendere cibo anche dalle altre parti, perché di provviste stiamo consumando un ritmo davvero forsennato. E non è che sia così buono. Dai. Allora, dobbiamo parlare con Secura, però prima, allora, andiamo un attimo allo Speculator Tent e diamo a tutti quel che è di tutti. Abbiamo già devo finire il Replenish. Urge proprio questa qua. Ma ci manca un lumber mill. Allora, dov'è che è adesso la nostra amica? Ah, qua, ok, quei prigionieri. Cos'è che ha tanti schiavi ma poca medicina? Gli vendiamo della medicina? Quanto? 102? Sì, dai. Abbiamo speso una vagonata di soldi per prendere questa donna. How noble of you, Roman. Your kind speaks of virtue continuously, yet you don't find it beneath you to abduct a child-bearing woman from her home. Ha molto senso, dice, parlate di virtù costantemente eppure rapite una donna incinta. But I suppose the women of our land must be different from the women of yours. I would rather die than give up the location of my husband's hiding place. Dice, penso che allora consideri semplicemente che noi siamo delle donne diverse da quelle della tua specie. Ma morirei piuttosto che dare indicazione di dove si nasconde mio marito. Farei la seconda. Mi dispiace per l'inconveniente che abbiamo causato. Sfortunatamente tuo marito non ci ha lasciato scelta. Speravo che tu lo convincessi a cambiare idea. And why would I do that? Per prevenire più spargimenti di sangue, sono legato di Roma. Sai cosa vuol dire? Pensi che Izil possa opporsi alle nostre regioni? I do not. No, non penso. In that case, help us convince your husband, for the sake of your people. Cerca di convincere tuo marito. Quella stessa sera. Here I am, Roman, appearing as requested. Your quarrel is with me. Let my wife go. Kill me instead if you must. Ah, si è presentato, dice uccidete me piuttosto che mia moglie. Farei il primo. Siete tutti e due così simili. Non voglio ucciderti, Udad. Come tua moglie, mi servite davvero poco da morti. Then what do you want? Voglio che tu sia dalla parte dei vincitori in questa guerra. Ma I already am. ci sono già. Clearly you were not, but now you are. Certamente non lo eri, ma ora lo sei.
Aiutami a sconfiggere Izzil e risparmierò le vostre vite. Very well. It seems that I have no choice. I accept your offer. As for Izzil, he does not have enough warriors to defend Algila from every angle. My love. No. This is how it must be. My tribe will withdraw from Algila at once, but Izzil still has many allies and he has called upon them. When they come, they will need to cross the ravine. Izzil ha ancora molti alleati e li ha chiamati. Quando arriveranno dovranno attraversare il crepaccio. I will show you a passageway that can be traversed by a small force. It leads to the bridge across the ravine. Destroy that bridge and Algila may be taken without unnecessary bloodshed. Ah, ok, ci suggerisce di distruggere un ponte in modo da sconfiggere, cioè non avere bagno di sangue per conquistare Argila. Your permission, Legate. I will begin the preparations immediately. Let us meet with the Primus Pillars outside Argila when you're ready. Ok, dobbiamo agire in fretta in modo non aspettato per evitare perdite non necessarie. Abbiamo bisogno di quella gente dal nostro lato quando sarà tutto fatto. Why should we want to fight beside those we ourselves have defeated in battle? If we can defeat them, so can our enemies. Perché dovremmo combattere con quelli che abbiamo sconfitto in battaglia? Se possiamo sconfiggerli, così possono farlo anche i nostri nemici. Va bene. Ah, sede di Augila. Prego. Ah no, siamo ancora tutti vestiti sbagliati. Ma dai. Ma dai, ma rimettetemi normale. Farei più vita. Poi invece con lui farei più vita. Con Sindaros farei... questo Warhorn. Mentre invece bestia cosa che ha? Un sacco di focus all'inizio combattimento. Tactical. Ma questo è tutto sul non avere... andrei su Assassin. Come ramo. Deianeira invece. Che bel vestitino Deianeira. Ti sta molto bene, però devi cambiarti. Defender... No, andrei sul veteran. Knockdown. Ah, abbiamo dell'altra gente qua in giro. La testata. Lui diamo un altro marksman. Qua c'è un princeps a cui diamo... altra vita. Al Veles invece diamo anche lui, fare questo ramo ci sta. Unica cosa, dobbiamo rimettere l'equipaggiamento giusto, sapete ragazzi.
Ok, beh, le armi mi auguro che abbiate tutte quelle che doveva avere. Purtroppo c'è solo questo attacco qua che fa un po' schifo. Attacco pesce invece, cosa che ha? Metterei questa piuttosto. È un po' più comodo in questo momento. Di scudo no, per ora ci va bene quello. Questo però gli dà più base damage, ma non mi interessa. Shield advance, shield bash. Dice qua al hunker down. No, lo lascerei così. Il vestitino però dobbiamo cambiargli, perché possiamo mica tenerlo così. No, questo è meglio ancora. Questo gli toglie 4 rimanenti, questo gli toglie 1. Facciamo questo che gli toglie soltanto 1. Sta diventando tutto lungo, eh. Toglie vita, non so se ci conviene che gli tolga vita, ma quello gli toglie movimenti. Toglie uno ai movimenti. Io voglio roba leggera. Mettiamogli questo perché mi sa che allora questo è un elmo. No, va bene così allora. Bestia, allora iniziamo con questo. Poi gli ha movement meno 2. No. Non voglio che perda movimento. Perché gli unici che danno? Tolgo movimento. Allora, doppie daghe va bene. Giulia, stai tanto bene, ma è da riequipaggiarti. Critical damage. Toglie uno di movimento, ma dovrebbe dare abbastanza vantaggi da tutto il resto. Più resistenze, ma meno 1 di vita. Critical damage è uguale. Slashing resistance. Piercing resistance. Dai, andiamo così. Deianeira invece.
Molto graziosa, ma... Momento meno 2, vada col movimento meno 2. Poi con questo il metto qua. Sì. Si è tornati più o meno a posto. Allora, qua in outpost management, tanto c'è il tizio qua che sta sistemando di nuovo tutto. Ma alla forge è possibile che non ci sia mai niente di interessante da fare, a parte gli oggettini là. Forse devo upgradarla per avere qualche oggetto di più interessante. Non sarebbe male avere qualche arma interessante. Più che altro per... Chi è che fa poco danno? Deia Neira fa poco danno, vero? 5-10, ma solo questa. Se io dessi... Cos'è che ha? Un regular spear. Questo è un good spear. Sarebbe già meglio, eh. Farei che ok mettere quella piuttosto. Sarebbe interessante se potessi metterci sopra qualche... Thank you for sending me those schematics your people found. I've made a list of materials and... Ma io posso... Posso modificare le robe. Ma non voglio farlo, no. A meno che... Allora, vediamo un attimo. Deianeira, la tua lancia. Più danno critico, più danno... Penetrante, extra piercing e extra piercing. Ma la differenza tra penetrating e piercing qual è? Piercing resistance, slashing resistance, piercing resistance. Invece, Yulia Kalida. Extra piercing. Damage, ma possiamo fargli... Perché questo è 1-2 e quello è più 3? Accuracy. Pure penetrating damage.
Vabbè, niente. Whenever you have a moment to go over it. Direi che forse abbiamo delle robe da leggere. No, non avevo che gli schematics da usare. Ah, ci sono dei talismani interessanti, forse. Allora, questo ha un piercing resistance, poison resistance, armor cap. Armor cap vuol dire che aumenta di 2 la sua armor. 4 health e 1 armor. Usa più critical damage, ma che tanto non è che mi serve tutta sta roba. Se gli mettessi... No. Non so se sto dicendo cosa dell'armor cap com'è. Piercing resistance movement. Movement potrebbe tornare utile a bestie, forse. Death movement base damage maximum, no. Vita e armatura. Questo è praticamente come 4-1, sì. È identico. Lui cosa c'ha? Vita e critical damage. Critical damage e critical chance. Penso che base damage maximum e armor. A me di darlo lui. Health, movement, base damage minimum. No. E invece Dea Nera? No. Restare così. No, c'era uno che arriva senza forse lui. Diamogli... Health e armor. No, però è un... Sì, dai. E ce ne scappiamo. E niente, detto questo direi che possiamo anche concluderla qua. Non è che abbiamo fatto molto, ma tanto è alla fin fine. Se andiamo a discutere di quella roba là, poi c'è tutto il pezzo di assedio, probabilmente, in cui... Ci saranno mille miliardi di episodi? Credo che sarà proprio così. Mille miliardi. La regione è unavailable. Non più. E adesso invece sì, di nuovo. Cos'è questo? Rations consumed. Mi consuma un sacco di razioni. Hunting grounds. Vabbè. Niente, detto questo, faccio che salvare, perché sennò... E ci vediamo nel prossimo episodio. Io come al solito vi invito a iscrivervi, lasciare un piace e un commento qui sotto. Ciao a tutti, buona giornata.